Il governo non parla di sovranismo, parla di populismo, che è una cosa diversa. È difficile nel linguaggio di oggi trovare la differenza, ma populismo è per esempio il reddito di cittadinanza che finirà per svuotare le tasche degli italiani che lavorano senza dare vero aiuto a chi invece è povero, insomma. E quello è populismo, c'è una cosa che accontenta il popolo ma non ha alle spalle una impostazione politica, culturale, sociale coerente. Ecco, quello è un tipo di populismo che non ci piace. La differenza tra populismo e sovranismo è difficile da cogliere, ma se la capisci c'è tutta la differenza tra noi e questo governo. Come rifondare subito dopo le europee, in vista delle elezioni politiche, un centrodestra che non può essere riassemblato? E sbaglia chi pensa che non sia successo niente, sbaglia chi pensa di poter tornare indietro come se nulla fosse. Nel 1815 gli stati europei, avendo sconfitto Napoleone, pensarono di fare la restaurazione. Durò lo spazio di un mattino. Lo stesso avverrebbe oggi a secoli di distanza. Bisogna rifondare, quindi completamente rifare un nuovo centrodestra. Su questo noi stiamo lavorando, su questo Giorgia Meloni ha detto che partiamo ora, ma l'obiettivo finale è dopo le europee, per costruire un nuovo movimento che sia riformista nel senso nostro, è sbagliato dire riformista, chiamiamolo con le parole che ha usato Giorgia Meloni, che sia sovranista e anche conservatore, perché c'è da conservare grandi valori, ma c'è da cambiare in senso sovranista moltissimo. Abbiamo lanciato degli appelli a Toti, a Nello Musumeci, a Fitto, a Parisi, a tanti altri soggetti, ma il corpo centrale è sicuramente Fratelli d'Italia e di questo ne siamo orgogliosi. Ma vede, noi siamo abituati, perché il rapporto era un po' diverso, ma insomma lontanamente ci può assomigliare, l'abbiamo avuto con Forza Italia. Noi eravamo anche Alleanza Nazionale dal 12%, Forza Italia certe volte è stata sopra il 30% addirittura. Quindi siamo abituati a non essere il primo partito della coalizione. Vogliamo ridurre il gap, vogliamo ridurre la differenza, questo sì, non abbassando i voti della Lega, ma andando a prendere tutti quegli elettori che sono veramente della nostra destra, della destra che ha una coerenza, un passato e un futuro, coniugandola con altri soggetti politici, come ho detto prima, ne ho citati due o tre, per costituire un movimento che sia non in competizione ma a fianco alla Lega, possibilmente con un numero di voti simile. Bannon, io peraltro lo conosco relativamente poco, ho avuto un contatto con Giorgia Meloni, è una persona che ci ha dato spunti interessanti e che ha fatto capire che quando parliamo di certe cose non siamo isolati, anzi nel mondo è il fiume che sta camminando in maniera più impetuosa, ma certamente noi siamo sovranisti anche nei confronti di Bannon.